non era calcolato che il cane mi salisse addosso. Però come fai a dirle di no? Nala, guarda lì. Digli bentornati su questo nuovo episodio di Pokémon Spada. Terzo episodio. Oggi proseguiranno le avventure di Renato nelle terre selvagge di Galar. Prima di iniziare, ovviamente, lasciate un like e un commento. 5000 like, altrimenti la vita del cane è in pericolo. Chiaro? Iscrivetevi anche al canale. Mancano pochi iscritti ai 260.000. Arriviamoci con questo video, altrimenti la vita del cane è in pericolo. Lasciatemi anche un commento, 300 commenti, altrimenti la vita del cane è in pericolo. Ma che stai facendo? Ti rendi conto che sei ingombrante? Scendi giù, scendi giù, giù. Brava. Bentornati su Pokémon Spada. Oggi terzo episodio di questa serie che vi sta piacendo. Ho letto i commenti dello scorso episodio. Renato, quanto cazzo ci sei mancato? Si sta facendo ciucciare le puppone da quella bambina? Vorremmo essere o no al suo posto? Mi avete dato vari consigli: pisciare immediatamente Nestore perché è una pippa e prendere Rocky D perché è un mostro, mi avete detto. Mi avete anche detto che i Pokémon Dynamax ti danno MT, oggetti, esperienza, ottieni VAT, e ottenendo VAT puoi fare compravendita con i ragazzi che sono lì. Le icone a sinistra che spuntano ogni tanto appaiono quando fai qualcosa. Mi avete detto che si possono togliere, ma in realtà non si possono togliere, o almeno questo è quello che abbiamo scoperto. Quindi voi mi dite: mandare Nestore al box? Come te faccio a dire che lo voglio mandare? Box del PC. Guardate, sposta Pokémon. Ah, ma non lo posso spostare al box da qui. Vabbè, Sony, aspettami lì per favore che... Ma come? Ma t'ho detto aspetta. Ti ricordi perché sei qui a Stamington? Non sarà mica per scopare Troy. No, Sony, abbiamo appena iniziato l'episodio. Non puoi dire subito scopare Troy. C'è la cerimonia di apertura. Ma è la cerimonia d'apertura del tuo anno. 32 anni, vado per i 33. Si terrà proprio domani allo stadio di Stamington. Holy shit, ma che stai a giocare? Signora, ma lei non può tenere un Onix lì, è pericolosissimo. Puoi usare quell'ascensore per arrivare fino allo stadio. Già che sono qui potrei fare un po' di shopping. Avrei bisogno di un perizoma. Non dimenticarti di registrarti alla reception. Va benissimo, Sonia, ci vediamo poi. Io vorrei andare a catturare però a questo punto Rocky D. Ah, regà, io ve voglio bene, ma vi rendete conto che io non posso dirvi da dove ho preso la mia Nintendo Switch Plus Go 2 wireless, no? Vi rendete conto che non posso dirvelo, proprio non posso dirvelo, no? Non posso. Né tantomeno dove si trova il gioco per la Nintendo Switch Go Plus 2 Wireless. Comunque, mi avete detto che in base a dove c'è il meteo, cioè il meteo cambia. Se tu vai sulla mappa, ti dice andò piove, andò c'è il sole. Vedi qua, Torre di Roccata piove, alla Guaxiu piove, qua piove tutto. Cioè questa cosa è enorme, cioè addirittura c'è la neve qui, però vabbè. E in base al meteo puoi trovare dei Pokémon diversi. Mo, se io volessi catturare appunto questo fantomatico Rocky D, ah, ti consiglia dei Pokémon anche. In base a cosa? In base al mio team? Vedi, Rocky D diventa Corviknight, che è quello che dicevamo l'altro giorno, potentissimo. Vorrei catturare lui. Ah, sta dall'altra parte. Dovrei ripiare il treno? No, lo trovi qua. Ma qui lo troverai a un livello clamorosamente elevato. Vabbè, andiamo là, vediamo che magari lo troviamo. E comunque mi avete detto che è un gioco che a molti piace. Molti piace, e mi avete detto di lasciargli, di dargli il suo tempo, in modo tale da capirlo e ad apprezzarlo. Io vi posso dire che mi affeziono sempre alle nostre straordinarie avventure Pokémon, perché le viviamo insieme, quindi in realtà mi fa piacere. Tecnicamente Rocky D lo trovi qui. Ma cazzo lo trovo io, scusami? Cioè lo devo trovare in giro così? Questi che cazzo siete voi, scusa? No, ma tu non sei Rocky D. Ah no, ma tu sei un coglione, non mi servi. Come lo trovo Rocky D? Cioè andando a caso? Qua non mi pare ci sia Rocky D. Poi sono solo Rhyhorn giganti. E spiegate un po' anche Surf come funziona. Secondo me qua è letteralmente introvabile. Te dici che conviene tornare direttamente tutto indietro? Perché qua no, qua ci stanno troppi Pokémon secondo me. Ma aspettate, torno completamente indietro e vado a prendere quel coglione. Posso chiedere perché quei fasci di luce... Comunque il calo degli FPS in questa zona mi avete detto che è pressoché normalissimo. È proprio per gioco che è fatto così. Perché quello lì è diverso? Quel raggio, che mi sa che c'è un Pokémon letteralmente immortale. Ma sono tornato all'inizio, frate. Cosa c'è qui? Ah, qui c'è un Gigamax, frate. Una grande quantità di energia. Hai ottenuto dei VAT? Dai, esci. Mi interessa. Fatemi sapere qual è la differenza però fra questo gigante coso di... Massa, le FPS qua se li sono scordati a casa. Allora, ripiamo un attimo il treno, frate. Torna indietro solo per catturare Rocky D, perché dall'altra parte ci sono troppi Pokémon, non riesco a catturarlo. Quindi vorrei un attimo tornare indietro. Alla stazione di Brasborra! Si torna dove tutto è iniziato. Andiamo a trovare Rocky D, che qua tecnicamente praticamente trovi solo lui. Eccolo qua. Infatti l'avevamo fatto molto prima. Tanto sarà al 2, al 3. Agitazione, mi avete detto. Forse era proprio agitazione la cosa con la quale doverlo prendere. Non mi ricordo la motivazione, però noi la daremo per scontata. 27 poche palle. 1, 2, 3.
Se gode. Nestore, mi sa che tu... Cioè, per ora ti faccio rimanere in lobby, poi ti farò volare. Ha un'indole temeraria che lo porta ad attaccare Briga anche con nemici molto forti. Diventa più forte a forza di subire contrattacchi. Attaccare Briga? Benvenuto, Briga! Torniamo da dove siamo arrivati, letteralmente. Vedi, queste cose è perché faccio qualcosa, ma io come faccio a toglierle? Voi mi avete detto che le posso togliere. Se io vi dicessi che non so dove... non si può togliere, raga, mi dispiace, se dovevo tenere, non so che div. Sono la cosa più fastidiosa del mondo, ma poi sono enormi, ma che gli è saltato in mente? Quando hanno deciso di mettere queste cone cazzo enormi. Allora, c'avemo Rocky D. Massa tutto inducito. No, non è vero. Torniamo lì. Guarda, ce le tenemo. Io non so che dire. Ma se io parlo con sta gente, che mi dicono? Pescato una cosa? Ah no, 100 watt. Ah, ho sbagliato. Va bene, 3 perle. Ma che cazzo ci faccio? Vabbè, se vendono. Voglio pescare qualcosa di straordinario. Boom, despawnata. Comunque poi li capiremo meglio questi Pokémon Dynamax. Per ora sono un po' dubbioso a riguardo. Ma l'importante... Perché vedi, cioè nel senso... Questi qua te vendono la roba. Lui te vedi, accedi al negozio VAT. Tu tramite VAT puoi prendere questa cosa. Dice comunque delle robe. Capiamo, capiamo. Stamington, bentornati. Ma prima di andare lì vogliamo fare un giro? Allora, qui non posso girare la telecamera. Vediamo un po' ma Stamington, perché è tipo la città del vapore. Stamington è davvero incredibile. Hai visto gli ascensori che portano alla parte alta della città? Ah, non me bloccano loro. Perché si vede che la prima cosa che devo fare e che posso fare è in realtà andare allo stadio. Stay. Ah, ma è un Pokémon, non è una ragazzina. Ah, scusa. Non credo che abbiamo qualcosa da esplorare di così importante. Questo sta a guardare un bersaglio. Sto ragazzino mi dà un carcio, lo faccio volare. Dunder lancia la Pokéball con una potenza tale che al Pokémon lì dentro deve girare parecchio la testa. Ma questo cos'è, un bersaglio? Mi sto allenando a lanciare Pokéball. Le lancio e le rilancio. Ah, sta giocando a battimuro. Vabbè. Prende fiori alla signora. Prima di tornare a casa compro sempre dei fiori. Non vedo l'ora di fumarli. Signora, lei non può fumare i fiori. Non so come dirglielo. Negozio dei vestiti inutile. Questo che cazzo, ma sono tutti induciti. Oh, guarda, un allenatore, sai che c'è? Ti regala uno strumento. Poca l'energia, finalmente. L'aspettavamo da quanto? 3 anni. Mi sa che dobbiamo andare straight to the point. Sorry, ma perché parlano inglese? Ah, perché mi avete detto che è mezzo ambientato in Inghilterra. Ma questo è respawnato lì? Avete notato? Ti rendi conto che non puoi spawnare quando te pare, no? Non potete spawnare da lì! Onix è già grande di sue, ma con il fenomeno turgido diventa un colosso. Lo so. Allora, qui abbiamo una moltitudine di negozi che però non sono assolutamente visitabili. Tu che mi dici? Sai cosa? Ti faccio un regalo. Tieni, sono dei super tappi. E che ci faccio? Cazzo, è Fallout? Un paio di super tappi. Tappi per le orecchie che permettono a chi li indossa di regolare a proprio piacimento il volume dei suoni. Quindi sono tutti negozi inutili in realtà. Quindi sì, ci stanno letteralmente spingendo lì. Prendiamo l'ascensore. E andiamo. Oh no, Charizard. Questo significa che c'è Dandel. Ehi, Dandel. Charizard, potevi camminare, lo sai, no? Che hai fatto un percorso veramente breve. Caro il mio Charizard, se non ci fossi tu non riuscirei neanche ad arrivare allo stadio. Non noterai nemmeno questo enorme ascensore. Vedo che sei diventato un allenatore degno delle mie referenze. Non ho fatto nulla. Ti regalo uno strumento. Ma mi regalano solo strumenti. Acqua magica, frate. Però carino il fatto che ti dice a che serve lo strumento. Potenzia le mosse d'acqua, ma questo lo sapevamo già. Sali sull'ascensore e vola via verso il cielo più blu. Namo, ma. Namio! Porca troia, frate. Quanti G ha dovuto sopportare? Ma se sa. Ma chi è l'uomo Pokéball, frate? A questo punto fammi parlare con l'uomo Pokéball perché mi entusiasma. Che dici, frate? Ah, non posso. Pensa, siamo davanti allo stadio di Stamington. Qui si terrà la cerimonia d'apertura. Sta per iniziare la sfida delle palestre. Questa cerimonia non sarà seguita solo dalle nostre mamme. Ci sarà il mondo intero. È tipo la cerimonia d'apertura alle Olimpiadi. Il cuore mi batte all'impassata, come quella troia di Sonia. Oh, frate. Na, mop, dai, su. Hai parlato a una Pokéball. Che dire, ti meriti qualcosa di speciale. Mi darà una Pokéball. Stratosferico, frate. Questi fanno parte dello staff, non ci interessa. Frate, lo sai che ti dico? Pompamo se sta cerimonia d'apertura delle cazzate, delle palestre. Ma poi sono tutti vestiti uguali. Ma soprattutto in questo gioco ci sono degli avversari. Andiamo a registrarci. È vero che dobbiamo registrarci per fargli capire che siamo qui. Ma quindi sono tutti allenatori. Cioè, tipo anche questa signora vestita veramente strana. Ah, beh, è un maschio, credo. È un maschio. Come ti identifichi? Secondo me è un uomo e si chiama Lamim. Sì, è un uomo. Guarda quello che è antipatico. C'è un cazzetto, ma sicuramente. Guarda cosa abbiamo qui. Una lettera di referenza firmata dal campione. Sì, ce l'ho anch'io. Op, stai zitto. Ora siete entrambi registrati. Si gode. Dovete solo scegliere il numero che volete sulla divisa. Capitano. Numero 10. Bimbo d'oro, Francesco. Ricordati di indossare il polsino sfida. Va benissimo. La cerimonia si terrà domani in questo stadio. Ah, domani? Tutti i partecipanti alloggeranno all'hotel Beauty Win. Tocca a noi hotel. La frate, ma quindi è proprio un evento. Quindi questi sono tutti allenatori. Sono tutti sfida palestre. Questo è il bagno, se puoi entrare, no? Tu nell'angolo che fai? Sto spacciando marijuana, ne vuoi un po'?
No, frate, no. A giudicare da come ti guardi intorno, devi venire da un paesino. Siamo in due. Questa sicuramente sarà un personaggio fondamentale per noi. Perché se no ci avrebbe avuto il nome. Vedi, anche questo coglione. Vedi, sono stato sponsorizzato dal presidente in persona. So, è il top del top. Non mi disturbare. Voglio solo masturbarmi. Quindi ci sono questi due personaggi che saranno importanti. Gli altri sono inutili. E in effetti sono anche gli unici vestiti diversi. E vabbè, e andiamo all'hotel. Che te devo dire? Tu sei lo sfida palestre, Renato. Ti porterò al Beauty Win. Seguimi, ti prego. Prego. Assurdo che non si possano levare quelle scritte, raga. Ah, ecco l'hotel. Eccoci arrivati al Beauty Win. Quante Pokéball hai? A casa mi sembra scomodissimo. Riposati e rimettiti in forze. Domani è il gran giorno. Allora, quindi noi dobbiamo semplicemente entrare. Ah, non posso andare avanti? All'infinito? No, qui mi fermeranno. Eh sì, mi ferma. Va bene. Ah, poi da lì immagino che inizi la vera e propria avventura. Qui non si può entrare. Qua è un po' esplorabile. Ma vi dà fastidio se lascio tutta la velocità così? Non credo, tanto. Oh, che cazzo è sto cosa? Ah, questa è l'altra stazione. Questa è una stazione, oh. Ah, vedi? E da qui puoi decidere. Vedi dove vuoi andare? Stazione di Brass Sbora, stazione di Terre Selvagge. Vabbè, riuscimo. Tanto lì sono tutti dei cose abbastanza inutili. Io parlerei anche con tutti, raga, ma non mi dicono niente. Gli esseri umani possono cambiare se lo vogliono veramente. Cioè, capito? Mi dicono ste cazzate. Ah, questa è un'altra ascensore. Ma dove stavo prima? È un'altra zona. Frate, però tu mi devi dare la mappa della città. Perché io, mannaggia al cazzo, mi perdo. Ah no, qui siamo dall'altra parte rispetto a dove eravamo prima. Quindi se vedi, questo è il Pokécentro. Noi siamo entrati da là. Ok, stiamo capendo. Questo che roba è? Regà, tutto a posto? Ma è un massaggio cinese? Benvenuto nel negozio dei divise. Posso esserti d'aiuto? Belle! Ne voglio una completamente nera. Oh, belle le divise, frate. Manco troppo. A loro vendono solo divise. Pensavo fossero più carine, te posso dire. A parte che secondo me la velocità su sto gioco non dà troppo fastidio, perché è talmente ampio che sembra non dar fastidio. Poi ditemelo voi, eh. Che cazzo è? Niente, non si può. Però sto strumento me lo ciuccio ed è finalmente un super repellente. Mega Ball, oh, se gode. Vedi? Ogni tanto spuntano quelle cose che forse sono da pescare. No, spuntano sempre. Prova a pescare. Vedi? Preciso. Quando lo capisco, quando tirare. Dici quando mi viene voglia? Boom, tira su. Pokémon gigante. Oh no, una merda. Ah, è Magikarp. GG, dai. Quanto si muove? Ok, va bene. Vabbè, comunque sta città sembra non esserci moltissimo, a parte la sfida delle palestre. Però sarebbe carino avere... Beh, sto continuando a parlare con la gente. Sarebbe carino avere un po'... cioè una mappa del luogo, no? Anzi, panna... Vabbè, io te dico entriamo nell'hotel, vediamo se ci aspettano troia. Ma questa è un'avventura stratosferica. Mi sento come nei mondiali di COD. Frate, non me lo puoi dire. Non sono loro! Giovani allenatori, siete riusciti a iscrivervi, eh? Che ci fai qui in hotel, Sonia? Sto indagando sullo strano Pokémon avvistato nel posco assopito, ma l'abbiamo visto noi. Cos'è questa statua? È un omaggio al leggendario Salvatore de Galar. Vi racconto tutta la storia. Riassuntino? Si racconta che in tempi antichi apparve nel cielo di Galar un misterioso vortice nero che la gente iniziò a chiamare Notte Oscura. Pokémon dalle dimensioni enormi infestarono la regione, seminando il panico ovunque. Sono i Dynamax? Ma un valoroso giovane armato de spada e scudo li placò. Ah, ecco perché spada e scudo. La statua che vedete qui ritrae quel giovane eroe. Ok, quindi nasce tutto da qui, Pokémon spada e scudo. Dai, su, stai a cagar cazzo. Ma soprattutto, frate, ma questi qua... A me mi ricordo... Ah no, è il Team Yell, frate, ma sono quelli a quelli del Team Skull. Ma c'hanno una graffetta addosso. Sentite, Team Yell, vi levate dai coglioni? Au, abbiamo cose serie da fare. Siamo in trasferta esclusivamente per fare il tifo per la nostra allenatrice del cuore, problemi? Se non vuoi toglierti di torno, ti becchi una sfida che te la ricorderai forever. Cioè, il cancro. Manciano il naso. Ma che roba è? Ma perché yell? Perché urlano? Con il nostro tifo mega galattico aiuteremo la nostra allenatrice a vincere. Ma che stai dicendo? Frate, non posso dire che c'è stato un downgrade dei team contro di noi che è clamoroso. Zigzagoon. Vabbè, raga, poi mi spiegheranno perché Zigzagoon da Juve. Pisto sborralo, dai, velocemente però. Terminiamo questa agonia il prima possibile, vi prego. Oh, briga, tu devi essere proprio il matto del team. Ah, battuto. C'è sta, dai. Che Iella, madonna di Dio. Ah, sono altre tre lotte? Oltre i cieli, dai. Vi state sfidando? Oh, ho fatto i cazzi due, voglio allenarmi un po' anch'io. Oh no, rimetto pure in sesto. Ah, continuano le lotte? 2v2. Oltre gli stratosferici! Nelle battaglie, vincerai le medaglie da portare con te.
situazione è risolta, Team Yell umiliato, quella è la loro allenatrice preferita, avrei dovuto vedere la mia disfatta, adesso piango, che significa? Oh no, la loro allenatrice, ah è quella di prima, si può sapere cosa state combinando, coglioni? Mary, che cammina nei sentieri più oscuri, capisco che gli altri sfida palestre non vi stiano troppo, ma quindi loro non sono dei nemici, sono semplicemente degli ultra, no, gli accazziati, ma io pensavo fossero i cattivi, sono membri del mio fan club, oh no, lei è tipo una TikToker che c'ha il fan club tumore, si fanno chiamare Team Yell e purtroppo hanno il vizio di lasciarsi prendere un po' la mano, anch'io voglio i miei ultra, fine del discorso, dovremmo fare il check-in all'hotel, il beauty in le dà il benvenuto, mi è parso di capire che lei è uno dei nuovi sfida palestre, sono proprio io, lei deve essere il signor Renato, bro ho letteralmente 11 anni, come fai a darmi del signore, le auguro una buona permanenza, sì ma fammi vedere questa suite, oggi inizio la leggenda dell'eroico op. Basta fratello, dai Renato vediamo chi arriva prima allo stadio, ma questo fa solo le gare, dai levi da coglione, ma non mi fate vedere l'hotel, non mi fate vedere niente, comunque lui come si chiamava? In nessun modo, quindi praticamente lui ha salvato Galar dalla notte oscura, quando sono arrivati dei Pokémon giganteschi, e immagino che siano Pokémon Dynamax legati al fenomeno che sta studiando la professoressa, tra poco avrà inizio la cerimonia, se vuoi posso accompagnarti, merda volevo cliccare no, vabbè, ah no mi teletrasporta e basta semplicemente, andiamo a vedere questa cerimonia d'apertura, che secondo me nasconderà una tragedia, so sicuro, è la classica cosa in cui fanno un attentato, benvenuto Renato, tutti i partecipanti sono tenuti a indossare una divisa, è il momento di cambiarsi, ah me la dai te, pensavo che me la dovessi comprare per 18 bomboloni, dimmi che non è tutta nera perché sennò facciamo cosplay de... è tutta bianca col numero 10. Renato, cor 10 sulle spalle. La divisa ti calza come un guanto. Il 10 è proprio una scelta azzeccata. Daje, Roma, daje, sempre. Sta per cominciare, dai che sono curioso di vedere questa cazzo di cerimonia d'apertura delle cazzate. Madonna, il pubblico invisibilio, di nuovo lui. È il presidente della Lega Poca, ma già era Roseville. L'attesa è stata lunga, lo so. Ora è giunto il momento che stavate tutti aspettando, l'evento più caratteristico della nostra regione. Frate, non ci credo mai che non fanno un attentato. Dichiaro aperta la sfida delle palestre de gala. 8 sono i capi palestra da sconfiggere, 8 le medaglie da conquistare. Solo chi si rivelerà all'altezza di questa impresa potrà accedere alla Coppa dei Campioni e puntare ad affrontare il campione di Galar. Però carina questa roba, dai. Fatevi avanti. Almeno hanno dato un senso all'essere un capo palestra. È il competitive questo, eh. Ah, ecco i capi palestra, ce li mostra. Frate, sta per succedere un attentato, io sono sicuro. Mazza, quanto so fieri. Ma chi sono questi drogati? Il coltivatore dei vittorie, esperto dei Pokémon erba, Yarrow. Ah, ce li presentano così. L'onda travolgente della Lega, esperto in Pokémon di tipo acqua, azzurra. Il veterano ardente come la brace, esperto di Pokémon fuoco, Kabu. Kabu, chi è Kabu? Er prodigio del karate de Galar, esperta di Pokémon lotta, Fabia. La favolosa incantatrice, esperta di Pokémon folletto, Poppy. Il demolitore granitico, esperto dei Pokémon roccia, Milo. E poi il non plus ultra dei capi palestra, er signore dei draghi, Laburno. Ah, Laburno era quello di Dandel. Ne manca uno. Chi è l'uno che manca? L'orgoglio de Galar, questi soffrete. Questi non vedono l'ora di essere aperti. Ecco l'ottavo. Ah no, siamo noi. Ah, e adesso entrano tutti gli sfida palestra, o come si chiamano. Posso dire che un po' è divertente questa cosa, questa roba qui. Questo roleplay di Renato che fa parte di una grande comunità di persone che vogliono affrontare la sfida delle palestre. Sono Rose, già lo sappiamo, Rose Villain, avete anche già un polsino Dynamax. Così le Desio Stelle vi hanno guidati fin qui? No, letteralmente. Oh, i polsini Dynamax sono il vanto della mia azienda, li crea lui. Sono stati messi appunto nei nostri laboratori, holy shit. La sfida delle palestre di quest'anno si prospetta particolarmente interessante. Interessante. Tutta la regione dei Galar verrà pervasa dal più fervido entusiasmo. Devo scappare, un impegno che non posso rimandare. Devo andare a Luride. Vabbè. Ciao Dandel. No, scusami, Rose Villain. Avete notato oggi quanto è stato poco il gameplay? Oggi abbiamo parlato e basta. La nostra prima tappa sarà Turfield. E per arrivarci dobbiamo passare per il percorso 3. Non vedo l'ora di farlo. Oh, la sfida delle palestre consiste nell'affrontare le 8 palestre di Galar per ottenere le medaglie. Le medaglie si ottengono completando le missioni e sconfiggendo i capi palestra. Se gode. Quindi mo potremo uscire, qualcuno ci interromperà e ci parlerà. Eccoci qua. Ho un regalo per te da parte del presidente. L'uso del volo taxi. Oh, d'ora in poi potrai spostarti in volo. Il volo taxi ti permette di raggiungere in un batter d'ali tutti i luoghi che hai già visitato. Va bene. Immagino che sia molto semplice. Tu apri la mappa e vedi c'è il volo taxi. Quindi se io vado... Oh, mannaggia al papato. Ah, volo taxi. Sì.
Ma neanche l'animazione avete messo, ragazzi. Ho un'idea fenomenale. Che ne dici di un allenamento qui e ora? Sì, ma lo schippo. È stato ovviamente umiliato. Oh, ti regalo la mia card della Lega. Ma praticamente queste card della Lega sono tipo dei collezionabili. Vedi, hai l'album. Ora lo vediamo un attimo. La sfida delle palestre comincia qui, a Stamington. Anche se in realtà la prima sfida vera e propria si terrà in una città lontana da qui. Me l'hai detto prima. E levi dal cazzo! Signori, con l'inizio della sfida delle palestre, la nostra avventura sta per iniziare, ma continuerà lunedì, sempre qui, sempre insieme al magico Renato, sperando che Hop si levi dai coglioni prima o poi. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo Renatino, come al solito, grazie mille. Domani uscirà un nuovo video, sempre qui, sul mio canale. Ci vediamo alla prossima, ciao!